Giuseppe Robert. Mia mamma. Le date di questi giornali riportano date Molto abbastanza molto lontani. lontane, parliamo del 2001, 2001, 2005, 2002, 2003. 2004. E niente, cosa posso dirti? Che l'inquinamento è sempre esistito da quando l'Ilva, diciamo la vecchia Italsider, ha approdato qui sul quartiere d'Anduri. Su questi giornali ci sono le raccolte dello storico Giuseppe Gorisi, dove si Allora, racconta che lui tirava fuori dal terrazzo, dal sottotetto, chili e di chili di minerali. minerale. Infatti lui nel 2005, insieme a altri esponenti del suo comitato, qui sul quartiere d'Amburi, sul terrazzo di casa sua, ha tolto 64 bidoni da 25 kg d'uno, quindi pari a una tonnellata e 6 in 75 metri quadri di terrazzo. Questo, se vogliamo fare riferimento alle dichiarazioni di Bondi, che materiale possiamo Non arriva azzardare? dal Sahara Non sicuramente, arriva dal Sahara, ma diciamo. arriva dai parchi minerari dell'Elba. Vogliamo essere speranzosi, dal 2003 ad oggi forse le cose sono cambiate, per cui se su questi giornali si parla di minerale, probabilmente. Oggi vogliamo dare ragione al signor Bondi e vogliamo fare un salto sul terrazzo e vedere se troviamo la sabbia del Come no? Sahara oppure se troviamo il minerale dell'Ilva. Allora, adesso siamo al 22 giugno del 2013. Vi facciamo vedere il minerale che si è riaccumulato su interrato. Allora, ripetiamo la data, è il 22, è sabato 20. 22 giugno del 2013. Perfetto, sabato 22 giugno 2013, siamo nella palazzina della famiglia Gorisi e quindi ora verifichiamo se effettivamente. È la sabbia del Sahara oppure minerale dell'Ilva? Allora, io mi fermo di qua. Vi faccio vedere. Va. Ricordiamo a chi ci vede che questa palazzina è a circa 100 metri, sì, no, 150 metri dal parco minerale, circa. Siamo a 100 metri dal parco minerali. Sono le palazzine di Via De Vincentis che sono praticamente sotto le cosiddette colline ecologiche. Guarda, questo è già un paio di chili, sono sicuro, di minerali. Allora, tu diciamo in 15 secondi hai tirato fuori già questa bella Grande, se va più montagnetta. dietro ce n'è abbastanza. Dai, esci di là che fa caldo. Per verificare, insomma, se abbiamo sabbia o metalli, prendiamo questa piccola calamita, la mettiamo nella montagnetta che abbiamo appena raccolto, già sparita. Ed ecco qui, ragazzi. Allora, o abbiamo scoperto che la sabbia del Sahara si attacca alla calamita, in questo caso potremmo anche andarcene e chiamare Alberto Angela a fare un bel documentario, oppure quello che stiamo vedendo è polvere di metallo. Ce l'abbiamo tutti dentro. Proviamo a ributtarla dentro. E la calamita non c'è più. Quindi possiamo quantomeno dire che forse non è sabbia del Sahara. Bene, Grande fosse sabbia. a questo punto, proprio accanto a questa calamita, andiamo a leggere quella che è la dichiarazione del commissario Bondi, una dichiarazione apparsa appunto sull'ANBA, sull'ANSA, e quindi andiamo a leggere che ha dichiarato circa 3-4 giorni fa, per quanto riguarda i picchi sopra la norma del PM10, registrati nel periodo gennaio-maggio 2013, sono in gran parte riconducibili a cause esterne, sabbia sahariana. Quindi, ripeto, a sto punto, fosse sabbia sahariana,
Potremmo trovare anche scorpioni. Il mare. Sì, qualche come ora. Sabbia. Sì. Quello ci manca. Magari fosse sabbia. Non ce l'abbiamo dentro, come sta qua, sta dentro di noi. Però, siccome rimaniamo sempre scettici, a questo punto facciamo una domanda. Al professor Assennato e al dottor Enrico Bondi, noi ora riampiamo un sacchetto. Riempiamo un sacchetto di questo materiale, di questo minerale, lo lasciamo qui a casa della famiglia Corisi. Vogliono venire a verificare se è sabbia del Sahara o minerale. Possono venire, noi intanto riempiamo il sacchetto. Dai, non fa niente, ce l'appoggio a me, dai. Io la prendo ogni giorno. Questa operazione è stata anche fatta da altre televisioni di tutto il mondo, sì. Vero? Dall'America sono venuti, dalla Francia. Al Giappone. New York Times. Loro hanno paura di toccarla, noi la tocchiamo ogni giorno. Questo è il sacchetto che abbiamo riempito. Teniamo il dottor Bondi e possa venire a prelevare questo sacchetto da voi. Va bene.